Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, è finita la partita della doppia vergogna per l'arbitraggio della gara e soprattutto per la squallidissima prestazione della nostra squadra del cuore, il Napoli. Una partita incommentabile sulla quale poi vi dirò in chiusura il mio preciso pensiero, ma vediamo di commentare questa gara anche se è veramente incommentabile. Il primo tempo è stata la fiera delle occasioni sprecate da parte della squadra azzurra contro lo Spezia. Lozano scende in campo come falso nuovo, un ruolo che ha già fatto l'anno scorso con scarsissimi risultati, ma viene impiegato come centravanti Lozano in un momento in cui erano troppo importanti i tre punti e quindi non si potevano fare esperimenti, ma Gattuso così decide. Al primo minuto del primo tempo il Napoli già potrebbe passare in vantaggio con una ghiottissima grande occasione capitata sui piedi del capitano Lorenzo Insigne che purtroppo non la mette dentro. Al 12° minuto Lorenzo Insigne ci riprova di nuovo ma il suo tiro viene deviato da un difensore il quale devia il tiro da terra con la mano, rigore netto, anzi nettissimo, ma né l'arbitro e tantomeno la VAR non lo vanno nemmeno a vedere, quindi non vedono questo rigore e la partita prosegue sullo 0-0. Al 29° Fabian Ruiz viene trattenuto vistosamente per la maglia in area di rigore dello Spezia. Quindi anche in questo caso sarebbe rigore netto, ma né l'arbitro e né la VAR si rendono conto che quello era un rigore e si continua sullo 0-0. Ma sia la VAR che l'arbitro hanno occhi bene aperti quando Lozano la mette dentro, ma il gol viene annullato e sinceramente giustamente perché anche se millimetrico in quell'occasione Lozano era fuori gioco ma l'arbitro e la VAR in questo caso anche se giustamente sono andati a rivedere il fuori gioco. Al 35° sempre del primo tempo è ancora il capitano Lorenzo Insigne ad avere un'altra ghiottissima occasione da gol ma il suo tiro viene deviato con la punta delle dita dal portiere spezzino. In questo primo tempo, come in tutte le ultime partite, si sente molto la mancanza di Koulibaly, sia per rendere più forte questa debolissima difesa, ma anche naturalmente per le sue ripartenze, o meglio l'impostazione del gioco da dietro. Mentre in attacco ancor di più, ancor più pesante pesa l'assenza di Osimhen e logicamente di Dries Mertens. Ma comunque dopo la fiera delle occasioni mancate del primo tempo inizia il secondo tempo. Nei primi 6 minuti del secondo tempo Lozano ci prova per ben 2 volte a metterla dentro ma niente da fare. Al 52° Gattuso mette in campo Petagna e Lozano passa al suo vero ruolo. Ed è proprio Petagna che mette la palla in gol e finalmente il Napoli passa in vantaggio e va sull'1-0. Ma al 67° c'è un rigore per lo Spezia. Un rigore scandaloso, vergognoso, completamente inventato dall'arbitro e confermato dalla VAR. Con questo calcio di rigore gli spezzini pareggiano momentaneamente la gara. Al 75° Gattuso decide di mettere fuori Zielinski
molto ma molto in ombra in questa gara dopo l'ottima prestazione nella penultima di campionato, e Gattuso mette fuori anche Bakayoko. Dentro Lobotka ed Elmas. Subito dopo queste sostituzioni l'arbitro butta fuori un calciatore dello Spezia, quindi espulsione, e gli spizzini restano in 10. E all'ottantesimo, dopo le vergogne arbitrali e della VAR, c'è la vergogna per questa squadra, per la nostra squadra del cuore. All'ottantesimo arriva la beffa assoluta di questa gara. Lo Spezia non crede ai suoi occhi e passa in vantaggio per 2-1 in 10 uomini. Sul 2-1 c'è la colpa di una squadra assolutamente inconcludente, molla sulle gambe, senza cazzimma e senza carisma. Ma soprattutto il Napoli subisce il 2-1 dallo Spezia per una incredibile, vergognosa e completa dormita della difesa. Ecco, io ho provato a commentare i fatti salienti di questa gara proprio per far comprendere eventualmente a chi non ha visto la partita e ascolta il mio video perché ho definito questa partita la doppia vergogna, e cioè la vergogna per le decisioni scandalose dell'arbitro e della VAR e la vergogna per il risultato della squadra azzurra. Insomma, praticamente io per questa squadra non riesco più a capirci niente. È vero, molto vero, che stiamo pagando le importantissime assenze di Koulibaly, di Mertens e di Osimhen, quindi stiamo soffrendo per questi infortuni molto seri e gravi per la formazione. Ma il Napoli ha una rosa sicuramente molto superiore allo Spezia, al Torino e a tante altre squadre che qui a San Paolo quest'anno stanno venendo a farci fare delle bruttissime figure. Lo Spezia, lo dico con tutto il rispetto, è una squadretta che quest'oggi è venuto allo stadio Diego Maradona a festeggiare come si avrebbe vinto la Coppa dei Campioni, e secondo me lo ha fatto giustamente, perché una squadretta come lo Spezia, che viene a prendere 3 punti al Napoli con giocatori con stipendi inverosimili in confronti a quelli dello Spezia, beh, hanno ragione gli spezzini a gridare al miracolo, anche se io grido vergogna, vergogna per le decisioni arbitrali, vergogna soprattutto per i demeriti del Napoli. Una squadra incredibile, sembra un camaleonte il Napoli, cioè una squadra che si trasforma da una gara all'altra. Una gara sembra una squadra insuperabile e nell'altra gara sembra una squadra da Serie C. Non diamo tutte le colpe però alla vergogna arbitrale, seppure c'è stata, perché il Napoli questa gara l'avrebbe dovuta concludere per 5-2, anche con tutti gli errori arbitrali. Invece l'ha persa, e l'ha persa alla fine meritatamente. Quindi adesso possiamo recriminare, scandalizzarci, gridare allo scandalo per quello che ha combinato l'arbitro, che l'unica cosa giusta che ha fatto è quando per doppio fallo, per doppio giallo, ha buttato fuori il calciatore spizzino. Per il resto sia l'arbitro che la VAR sono stati scandalosi e vergognosi in questa gara. Però dobbiamo essere obiettivi. Questa squadra comincia veramente a preoccuparci, perché è pur vero che ne vince una e poi ne perda un'altra, quindi qualcuna la vince. Ma non c'è
unione, non c'è gioco, non ci sono giocatori nei loro ruoli, soprattutto è tutto un'improvvisazione. Questo è questa squadra, un'improvvisazione, gara dopo gara. E sicuramente la colpa è anche, ma non solo, dell'allenatore. Certamente la colpa è soprattutto dei ragazzi, perché sono loro che scendono in campo, ma anche l'allenatore, mister Gattuso, le sue colpe, secondo me, ce l'ha, e come. Quindi adesso non ci resta altro che posare forse anche i sogni del quarto posto, perché sembra che questa squadra non sia in grado di lottare nemmeno per il quarto posto, almeno per il momento, così sembra. Ma naturalmente da tifosi dobbiamo essere ottimisti, anche se è molto difficile esserlo dopo una partita del genere. Auguriamoci che sia la società, ma soprattutto l'allenatore, prenda dei provvedimenti, riescano a unirsi e a cercare di capire dove sono i problemi camaleontici di questa squadra, che si riescono a risolvere, e naturalmente che noi riusciamo molto di meno a vergognarci e a soffrire per delle partite perse con squadre che assolutamente non sono all'altezza né storica e né di rosa per quanto riguarda il Napoli. E allora che dire, con la morte nel cuore e anche la vergogna nel cuore per gli arbitri e per la prestazione, aspettiamo in un prossimo risultato migliore per sentirci più soddisfatti. Per il momento non possiamo che rammaricarci per la sconfitta, ma soprattutto per la vergognosa non prestazione del Napoli. Ma poi, alla fine, qualunque è e sia il risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.